Siamo alla 30ª edizione dello Starcross, un grande sforzo organizzativo ma anche un grande successo. Sì, diciamo che lo sforzo organizzativo è stato sempre negli anni continuativo e particolarmente impegnativo per tutti i soci del club. Comunque siamo sempre, come dicono tutti, abbastanza fortunati anche dal tempo e quindi la manifestazione è sempre riuscita molto bene. Questa quest'anno, malgrado l'anticipo del mese del programma standard, abbiamo una bellissima giornata, un bellissimo pubblico, siamo molto contenti. Nei nostri progetti, oltre all'internazionale, abbiamo due prove di campionato italiano, varie prove promozionali per i giovani, abbiamo delle scuole per avviare i campioni alla nostra specialità in sicurezza, quindi abbiamo tanti progetti e dopo siamo in attesa per avere la conferma per una data del mondiale che lo sappiamo fra 2 mesi. Cosa pensa di questa giornata? Lei è appassionato di moto? Diciamo che arrivando fino alla mia età non ho mai avuto l'opportunità di praticare questo sport, però come sindaco so che è un motivo di grande promozione, appunto proprio per questo c'è la mia attenzione nell'ambito delle modeste possibilità economiche degli enti locali in questo momento particolare, del comune di Mantova in modo particolare. L'importanza di questa giornata per la città di Mantova? Beh, tanto una grande giornata di sport, no? Abbiamo, almeno così ci dicono, una pista di motocross fra le più importanti d'Italia ed è chiaro che ci fa molto piacere che questa, la stagione del 2013 possa iniziare da Mantova e soprattutto un grande momento di promozione per la nostra città. Oltre 50 giornalisti italiani, oltre 20 giornalisti stranieri, quindi una grande attenzione appunto per questa gara, quindi per il territorio e per il turismo di Mantova, un turismo sportivo. Assolutamente sì, ma non solo, questa è la città di Tazio Nuvolari, per cui, come dire, lo sport è un fiore all'occhiello, però spesso Mantova è conosciuta per le proprie bellezze architettoniche e culturali e invece, come dire, questa manifestazione mette Mantova all'attenzione anche del mondo motociclistico. Quindi sono le due onde del team Martin, Nagle Bobrishev, Xavier Bog, Kevin Straivos ha perso un paio di posizioni. Le due onde, la KTM di Bog, quindi la Suzuki di Kevin Straivos, ma arriva anche così in polenta e alle spalle di Straivos. Che
Luis Faivos ha quasi preso Xavier Bog, quindi vanno le due Kawasaki, quindi vanno, oh, prova Vittorio Larga e Faivos ad andare a trappare la posizione Xavier Bog. Faivos toglie la piazza a Xavier Bog, quindi quarta posizione. È stata senza dubbio la terza, merito ancora una volta di Straibos, che si sarebbe potuto accontentare, invece ha voluto fare il cannibale come il suo connazionale ciclista del passato Eddy Merckx. Ottima però la partenza di Nagle, ma anche di Yesal, deciso a ritagliarsi un ruolo da protagonista. I due fanno a sportellate. Su una serie di salti, subito dopo il ferro di cavallo, avviene l'incidente. De Salle, nel tentativo di sorpasso, aggancia in volo la ruota posteriore di Nagle in modo del tutto involontario. I piloti cadono in modo pesante. Le moto non possono ripartire, ne approfitta Bobrishev per prendere il comando. De Salle va a dare una mano a Nagle, che sembra quello messo peggio dei due. Infatti sarà trasportato in ospedale, dove, per fortuna, non gli trovano niente di rotto. Il replay mostra i due diversi modi di interpretare la sequenza di salti. Le due moto si incrociano in aria in maniera fortuita. Non era questo il modo migliore di farsi belli allo Starcross per Nagle e De Salle. Potrebbe essere l'occasione per Bobrishev per vincere la manche. Straibos ha già lo Starcross in tasca, ma lui non fa calcoli, vuole vincere e sorpassa il russo della Honda a 4 tornate dal termine. Dominatore assoluto, 3 su 3, Unplane come nel 2009, quando però guidava la Honda Martin. Emozione, l'ultimo spettacolo in questo ultimo giro. Secondo ferro di cavallo, sempre. Ed ecco il podio dello Starcross, con Paolo Conti, storico speaker, a fare gli onori di casa insieme alle miss Natalia Dias, brasiliana, e Melania Laganà, anche l'assessore Tonghini in rappresentanza del comune di Mantova. Primo Straibos con 75 punti, secondo Bobrishev con 52 e terzo Leok, sempre con 52 ma con piazzamenti peggiori. C'è una classifica anche per la MX2, Glenn Koldenhoff su KTM senza rivali con 2 primi e un secondo posto. Migliori degli italiani, Stefano Dami in MX1 e Giacomo Del Segato in MX2. Debutto per i mantovani Nicola Favalli e Rocco Frignani. Appuntamento allo Starcross 2014, sperando però che la federazione torni ad assegnare a Mantova una prova del mondiale che manca da 5 anni. We'll be right back.
Yeah, of course, you know, the track is always good here, it's very good. La pista buona, molto buona, e mi piace molto, mi trovo bene con il team e con la moto. Ho approfittato delle difficoltà di alcuni concorrenti. A me piace questa pista, la conosco da 10 anni ormai. La corsa molto buona, abbiamo fatto delle buone partenze, è stata più facile per me la terza manche perché Nagle ha avuto un grosso incidente con il mio compagno di squadra De Sal, sono andato in testa e ho condotto una corsa più tranquilla per essere sicuro di vincere. La prossima gara per me sarà in Inghilterra. In Hoxton Park in England. Okay. Good luck.